Egli, come mai così presto questa mattina? Come mai? Cosa fate? Cosa guardate? In fila, bambini, avanti, march! Andiamo per Prati questa mattina, allegri ragazzi! Dell'acquedotto di Claudio. Pure io mi chiamo Claudio. E chi se ne frega, sta zitto quando io insegno, non è ancora ora di ricreazione. Andiamo ragazzi, venite, venite a me da presso. Vediamo qui questa pietra di forma esagonale, propria dell'antica pavimentazione romana, detta anche opus incertum. Ma quella è in sercio. Sì, antico però, una vestigia del passato. Oh, prendiamo questo sassolino. Vedete? Ho propriamente breccola, osserviamo negli strati. Sapete che dagli strati noi possiamo scoprire l'età? Fate circolare, fate circolare. Osservate bene gli strati, bambini, eh? Oh, è Callia, eh? Ah, benissimo. Ci siamo, ragazzi, eh? Ci siamo. Sì, sì, non mi sono sbagliato. Eccola qua. Queste cicoria, vedi? Bambini, correte bambini. Eccoci. Bambini, vedete questa piantina? La vedete? Queste cicoria, pianta commestibile, vedete? Osserviamone la struttura. Guardate, butta giù le mani e te dai una mano, sa. Ce n'è dappertutto, cercatele e portatemela qui. Sì, bambini, correte. Sì, sì. No, questo è trifoglietto. La cicoria, ho detto. La cicoria, osservate che voi. Un'altra volta. Vai laggiù, va. Va là dietro. Ma pure tuo padre, con sta purga. Avanti, questo è buono, figlioli. Signor maestro. Tenga, portatemi signor la cicoria. Ecco l'insalatina, qua. Signor maestro. Oh, Dobrotago, Dobrotago, che in montenegrino vuol dire molto bene. Dobrotago, Dobrotago. Questo è niente, Dobrotago. Questa non è buona. Queste sono orecchie d'asino. Quella queste buona è quella come la mia. Niente. Cicori, ho detto. Queste altre erbe non sono commestibili, bambini. State attenti. Cali? Cali? Shhh. È molto che questa voce non giungeva alle mie orecchie. Voce soave, fresca e giovanile. Oh, guarda com'è procace. Ma è una gallina. Già, è un pennuto da cortile. Circondiamolo, figlioli, circondiamolo. Ha detto non che facciamolo scappa. Scappare. Venite dall'altra bravi, parte, da Deucci. Prendetevi, venite, figlioli. Oh, questo è detto propriamente pollo. E può anche essere pollo arrosto, pollo alla diavola, pollo alla cacciatora. Eventualmente anche pollo in fregassea, alla romana, oh, allo spiedo, yeah, oh, no? Oh, dobroiuto, fattore, dobroiuto. Che hai detto? Buongiorno in Montenegrino, sì, vero? Sì, ma qui che fai? Io insegnavo, figlioli, questo pennuto da cortile. Qui non insegni proprio a niente perché la gallina è mia. E beh, se non te ne vai ti faccio un grugno così, hai e capito? Che ignoranza, è vero, ma ci sono andiamo. I bambini innocenti, ci sono. E poi dice che è un paese civile questo? Già, te lo dico io. Andiamo, bambini, andiamo, lasciamo il pennuto a questo bruto. Chiedete il pennuto. Sì, sì, me lo tengo. Pennuto, e poi dice che c'è la libertà, vero? Già, ma vattene a destra, non va. Non si può neanche spiegare un pennuto. Gigetto, andiamo, bambini, andiamo. Gigetto! Un, due, a posto allineati, fuori la voce, cantare tutti, pronti? Uno, due, tre, via! L'ulmo del rosso, c'è una biondina. Nella rovina, nella rovina, sul monte rosso, c'è una bambina. Nella rovina, deve essere queste compagnità, non la colori. Non voglio dottori, non voglio dottori, queste compagnità, come la strada. Minasta, minasta, cassi del bon, sul monte bianco, c'è una moletta. Lella di zetta, lella di zetta, sul monte. E tu perché non canti? Ancora non c'ho le parole. Somaro. Lella di zetta, dei vecchi figli se son pallida, non ho colori. Non voglio lascio i miei fiori al vento
lascio le foglie al mare. Ragazzi, quando leggerai la presente lettera, io sarò già in viaggio con la corriera delle 12:45. Separarci definitivamente è l'unica cosa. Mi sono accorto che il nostro amore ci stava portando inconsapevolmente su una brutta china, come tante volte si legge sulla cronaca degli amanti diabolici. Metti al fuoco questa mia, la fiamma la brucerà come io per te. Ma è meglio spegnere tutto. Puntini, puntini, addio per sempre, tuo Marino. Marino! Marino! Marisa, perché sei venuta? Marino! Adesso è più difficile. Ho messo il filo elettrico nella stufa. È scoppiata? No, tra poco. Appena va via il lavorante, lui si mette a stirare. Le valigie. Marino, ho paura. Però stasera c'è una cosa che non mi vuoi... Niente, non ha più nessun significato. Andiamo su. È che sono andato al vicariato e vede se potevo finire fa questa vita da fregnone. Dato sì che ho raggiunto i limiti di età e dato sì pure che mi sta crollando la pappagorgia. Sì, ma non è questa la cosa. Avevo intenzione di mettere su famiglia, insomma, con rispetto parlando, di unirmi con una donna. Ancora, Matteuccio, ma perché fa? È quello che mi ha detto il Monsignore, perché fa? Spiegandomi che il scopo del matrimonio è la discendenza. Però, Marisa, se io mi potessi sposare, io magari ci avrei sicuramente subito le corna, ma uno che ha le corna sarà cornuto, ma è uomo. Elea, salvo sei già della crudele ferita, per te servono gli dei, sì bella vita. Ah, e che state a fare lì all'oscuro? Ammazzate che gattoni. Ah, Marisa, ma che tu zia ti manda in giro solo da notte? Capirai, manda in giro con me. Però è proprio bella la vita del musico. Ah, Matteo, ti ricordi quando mi dicevi... Vedrai che poi ti ci abitui? C'avevi ragione. I mariti ti invitano, le mogli ti coccolano. Insomma, sono cose che fanno piacere. Lo vedi, Meo si diverte. Perché non ci provi a divertirti pure te? Mari, te lo dico dal più profondo del cuore. Me fai proprio pena. Tu non hai proprio capito niente di me, ecco. Meo, rispondimi senza buscia. A te ti costa proprio tanto essere così? Beh, ma io c'ho un altro carattere. Più tutta ride. No, sul serio, tu non devi far conto come reagisco io. Ma tu? Io sono matto. Me ne vado a dormire. Voi che fate? Noi restiamo qui a piangere morto. È vero, Matteo? Mari! Ma va a morire ammazzata! Perché non vai con Matteuccio? Non lo lascia solo. Ma uomini, Mari! Da letto a me! Mettiti a fare la vita! Lo senti quanto è scemo? Ma Matteo, che so ste piazzate? Mi pare in matto. Ma che se tratta così io non so che te farei. Ma Matteo, Ma come la luna, i fiori. Non te frega più niente dalla luna. Ma che davvero ti preoccupi che non c'hai i requisiti? Ma che te frega, sei musico. Non mi sento proprio un disgraziato. Ma quella devo bene, me l'ha detto adesso, parola mia. Di bugie mea non posso far niente per Maria. Ma che te devo dire, butta da fiume, così la fai finita, Meo, io mi butto a fiume. Io mi ammazzo. Se uno si ammazza per una donna,
La fa una cosa da uomo! Amateu, sei tutto sudato, adesso abbassa pure la voce. Vedi le casca. Ne pari Orazio Coclide sul ponte. Allora vedi che già te sembra un uomo. Io mi butto. Oh, Romeo! Tu puoi andare in giro che io per Maria mi sono ammazzato! Sì, vabbè, ma adesso vi addormiamo a tu, io c'ho sonno, eh! Qua se stai zitto, ti pigliano per fregnone! Se parli, ti pigliano per matto! Ma che crederà sta Roma mia immortale? All'immortalità dell'immortazzi tua! Ma sono stufato! Ma tu!